Mario Draghi, secondo lei, nella sua squadra, dovrà mantenere un ministero dell'innovazione? Allora, diciamo che per chi si occupa di digitale come me, di digitalizzazione e protezione dei dati da tantissimo tempo, è normale dire sì, ci vuole il ministero perché è un'emergenza nazionale ormai digitalizzare, si combatte la corruzione con una saggia digitalizzazione, quindi ti dovrei dire subito, no, di distinto, assolutamente sì. E magari un dicastero non di quelli senza portafoglio, ma un ministero con il portafoglio, magari di quelli belli, sostanziosi e importanti, perché così meriterebbe oggi il processo di digitalizzazione. A mio avviso, però, dovrebbe essere lo stesso futuro Presidente del Consiglio, quindi Mario Draghi, direttamente a rendersi conto dell'importanza del digitale oggi. Oggi tutti gli indici ci dicono che il nostro paese è poco digitalizzato e molto corrotto. E quindi c'è proprio una correlazione tra questi due termini, corruzione, digitalizzazione, in verità aggiungere trasparenza. E per poter combattere la corruzione e garantire trasparenza ai cittadini, non c'è bisogno di un ministero d'emergenza, di un qualcosa di straordinario, ma tutti i ministeri dovrebbero garantire politiche di digitalizzazione trasparenti. Quindi dovrebbe prendersi in carico direttamente il Presidente del Consiglio, essere lui un Chief Digital Officer, lui un manager della transizione digitale, direttamente, magari servendosi di un segretario generale che sia in grado veramente di rendersi conto dell'importanza del digitale oggi nel nostro paese e strutturare un team direttamente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato direttamente dal Presidente del Consiglio, considerata l'importanza proprio del digitale È oggi. un ruolo, quello di guidare la digitalizzazione che oggi ha anche Agid, giusto? E quindi, secondo lei, questo ruolo va mantenuto, va potenziato, l'Agid va ripensata? Quale deve essere il ruolo dell'agenzia? Allora, Agid ha un sacco di funzioni che sono previste dal codice dell'amministrazione digitale, quindi l'Agenzia dell'Italia Digitale oggi dovrebbe avocare ad essere una sorta di authority tecnica, un po' come il garante per la protezione dei dati personali, così dovrebbe essere Agid. Così effettivamente è stato in passato, c'era AIPA, non so se qualcuno se la ricorda ancora, AIPA era un'authority che era proprio in funzione allora, anni fa, negli anni 90, proprio per affiancare le pubbliche amministrazioni nei loro processi di digitalizzazione dal punto di vista tecnico. Oggi probabilmente dovremmo avere, considerata l'importanza dei diritti e delle libertà digitali e quindi dei diritti di cittadinanza digitale per gli italiani e l'importanza quindi che tutti i ministeri, dicasteri, pubbliche amministrazioni, ma non solo, anche nel settore privato bisogna digitalizzarsi, è obbligatorio digitalizzarsi. Allora, considerato tutto questo, probabilmente ci vorrebbe una vera e propria authority tecnica indipendente, quindi assolutamente indipendente e autonoma, per poter gestire, per fare da traino nelle politiche di digitalizzazione, da controaltare alle politiche di digitalizzazione portate avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Garantirle dal punto di vista tecnico, però, perché è chiaro che le norme, quelle più generali, che deve portare avanti il Parlamento e magari deve essere il governo, no, a pungolare sulla digitalizzazione, a garantirla. Poi tutta la parte tecnica di soft law, quindi tutte quelle le legislazioni più tecniche che meritano un aggiornamento ogni giorno, è giusto che siano portate avanti da un'agenzia. Potrebbe essere Agid, magari ci sarà un'altra agenzia indipendente se Agid non va bene, perché oggi Agid, così come strutturata, non è sufficiente, è assolutamente sottodimensionata, è soggetta a continui attacchi. Quindi o la riprendiamo e le conferiamo i giusti poteri oltre che le funzioni, oppure Agid continuerà ad essere massacrata politicamente, però non potrà materialmente garantire un risultato che tutti ci aspettiamo. E quindi dobbiamo decidere che cosa ne vogliamo fare di Agid. A mio avviso è giusto che ci sia un'agenzia indipendente, facendo da controaltare, ripeto, rispetto al potere politico. Proprio parlando di risultati, alla fine di questo mese scade il termine per l'adeguamento delle PA, che dovrebbero essere in grado di fornire servizi digitalizzati ai cittadini. E come vuole il codice dell'amministrazione digitale, ma c'è un forte ritardo, molte non arriveranno a questa scadenza, avendo ottenuto i risultati aspettati. Allora, come vuole il codice dell'amministrazione digitale? Allora, che cos'è? Il caso di pensare, di ripensare a questo codice?
Allora, questo codice, in realtà, questi non sono i primi termini. Stiamo parlando di termini e scadenze del codice dell'amministrazione digitale da 15 anni. Quindi questo è l'ennesimo termine che non sarà rispettato, perché lo sappiamo, ce lo possiamo già dire che questo termine non sarà rispettato perché c'è una digitalizzazione a macchia di leopardo nel nostro paese e soprattutto questo è un codice senza sanzioni. Quindi se non ci sono sanzioni forti, dirette, nei confronti di chi si dovrebbe digitalizzare e non lo fa, è chiaro che continueremo a sonnecchiare e a non leggercelo neanche questo codice. C'è da dire però che leggerlo bene questo codice ormai è diventata un'accozzaglia di norme poco sistematiche tra loro, perché ogni governo, quando è arrivato, la prima cosa che ha toccato, pur di parlare di digitale in uno storytelling ormai abusato, insomma, hanno pensato bene, ogni governo ha pensato bene di ritoccare il codice dell'amministrazione digitale. Questo l'ha reso praticamente illeggibile. Oggi è difficile, se non si è esperti, leggere alcuni articoli è proprio impossibile. Moltissimi articoli poi rinviano ad altri decreti che non sono arrivati. Quindi, di fatto, abbiamo un insieme di principi generali, magari anche corretti, che però sappiamo già che non saranno rispettati da nessuno. A mio avviso, forse sarebbe il caso o di cambiare proprio questa normativa e di chiamarlo in un altro modo, fare una normativa generale fatta da 15 articoli, magari, forti però, no? Quindi, e però che andranno affidati, la cui applicazione pratica, appunto, andrà affidata ad un'authority, a quella soft law di cui parlavamo prima, che sia Agid, ripeto, o un'authority che si occuperà di digitalizzazione non ha importanza, ma qui la verità è che ci vuole un impulso politico forte, sanzioni anche dirette nei confronti di chi non si digitalizza e poi, a mio avviso, quello che manca veramente è una educazione civica digitale diffusa. Tutti i cittadini devono essere consapevoli dei loro diritti e doveri di cittadinanza digitale, in modo che li possano anche attivare nei tribunali, possano, e naturalmente però accanto all'educazione civica digitale diffusa per i cittadini, poi tutti i dipendenti pubblici, tutti i professionisti e gli imprenditori dovrebbero essere adeguatamente formati. Perché se non sappiamo di che cosa stiamo parlando, è chiaro che si continua ad andare a casaccio nel caos, ci inventiamo termini che sappiamo già dall'inizio che non saranno rispettati. E forse i primi a dover essere educati dovrebbero essere proprio i politici. I primi a capire di che cosa stanno parlando dovrebbero essere i nostri parlamentari, diciamo, i nostri rappresentanti, che si riempiono ormai spesso un po' la bocca, insomma, di questi termini, ma dovrebbero capire di che cosa stanno parlando. Abbiamo oggi la fortuna di avere, speriamo, un governo autorevole, poi crediamoci, ma per crederci ci devono credere prima di tutto loro. Quindi saranno loro a doverci insegnare che cos'è la digitalizzazione e a operare quindi un'opera di diffusione, un po' come stiamo facendo con il DIGIT alla fin fine. Il DIGIT è un po' un inizio per spiegare come con il digitale si può fare un'opera di alfabetizzazione e di formazione diffusa, gratuita, perché il digitale è tutto gratuito, come sappiamo, per garantire a questo benedetto paese, no, un minimo di digitalizzazione non a parole, ma nei fatti, nel concreto, perché la stiamo attendendo da troppo tempo questa digitalizzazione.